Maria Aida Episcopo alla 15ª edizione dello School Day per ribadire l'importanza delle nuove tecnologie e della formazione nella scuola, una scuola che vuole essere sempre più europea. Senz'altro sì, e le nuove tecnologie ci offrono proprio ci collegano e ci connettono, ci mettono in interconnessione con tutto quello che può implementare, avvalorare, potenziare e affinare il nostro quotidiano scolastico. Senz'altro sta aumentando una sensibilità, un'apertura verso questi nuovi scenari pratico-applicativi che stanno finalmente pervadendo anche i settori di maggiore resistenza, come quello collegato per esempio alle lingue classiche, alle humane littere, oppure all'arte e ai linguaggi mediali che sono così congeniali ai giovani. Ma non dimentichiamo che la nuova tecnologia pervade la scuola anche in quanto apparato amministrativo, perché proprio ne determina e ne proprio scandisce ogni step lavorativo, ogni pratica e ogni prassi a che fare con questo mondo che ci incoraggia ad andare sempre avanti. Cosa pensa della circolare ministeriale che vieta i compiti per le vacanze di Natale? Ritengo che sia un suggerimento dato a buon fine dal nostro ministro. Poi in realtà ecco, le angolature della libertà di insegnamento e della libertà didattica vanno contestualizzate ad ogni situazione operativa. Faccio un esempio: se vanno spronati alcuni studenti o alcune scolaresche che fin qui hanno profuso un minimo impegno, forse è un momento giusto invece per consigliare un approfondimento anche nelle pause natalizie. In senso assoluto può essere un buon richiamo, un buon invito laddove le situazioni scolastiche sono assolutamente lineari al passo con l'agenda programmata.